Baru mamang ngeruakin pilih gitu saya mandi nih. Mama mi. Perfecto, con la sutira. Mira. Ayuda. Buongiorno, benvenuti a casa Carlita. Lui non lo conosco. Vieni. Solo per stavolta. Maria, che fritta. È stato voi. Questa è una meravigliosa scala che porta nella nostra casetta. Vieni, e vado a marciare dietro. Guarda come sono brava. Ma vai a cavalletto, no, a marciare. Questa è la casa. Allora vi faccio una piccola premessa. Dato che stiamo venendo ad abitare da poco, molte cose sono fuori posto, molte cose sono ancora da aggiustare. Quindi, diciamo, prendetela così, come un primo tour provvisorio. Poi sicuramente più in là ve ne farò un altro, fatto meglio, quando ci sistemeremo meglio, con tutte le cose nuove. Venite, allora, questo qua non ci deve stare, l'ha messo. Ma non si vedeva. Fatti vedere. Qua lo facciamo vedere dopo. Va bene? Okay. Iniziamo prima da qua. Okay. E poi qua c'è la scala che si sale sopra. Ah, aspetta, questo non l'ho acceso. Sta accesa, demente. Sta accesa, però. Allora, ce la faccio. Questo è il nostro soggiorno, bellissimo, dove praticamente quando siamo venuti non c'era niente, vabbè, ovviamente. E ne abbiamo messo qua l'albero, che già avete visto, che anche l'albero non è proprio perfetto. Inquadrano da qua, perché di là non ci sono le palline, sono solo da là. No, quando mai? Sa che si bene. Dopo l'imprevisto che è successo, che avete visto del vlog di Natale, Natale con imprevisti, non ho più aggiustato l'albero dopo quel piccolo imprevisto. Questo è il tappetino che utilizzo quando mi vengono a trovare i miei cagnolini. Vi faccio mettere sopra, questo è il mio cavalletto shabby chic nuovo, quello bianco, con un'altra fotocamera, perché ne ho tantissime, una quella che sta usando lui, no, questa, vabbè, ne parliamo. Questo non dovrebbe stare qua. Ma cosa? Che cos'è questo? Ma non si vede niente. Questo coso. Ma quale? Questo. Non si vede. Questo è un coso di questo, attrezzi. Questo, questo. È il marsupio tecnico dell'elettricista. Mamma mia, che palle! Questo è il suo senza, coso di lavoro. Il mio coso, coso che significa? Vabbè. Questo è uno zaino degli attrezzi sofisticatissimo. Devi lasciare qua, lo certo, perché domani mattina venendo passando lo piglio e me ne vado all'ora. Vabbè, allora qua c'è invece una bella candela alla vaniglia, e questa è un'altra candela, quella che ha comprato Max, che avete visto nel video del massaggio. Ok, andiamo avanti. Qua c'è il nostro bellissimo divano. Il divano, quello che già conoscete, che abbiamo comprato da Ikea, vi feci la foto proprio in diretta su Instagram, ve lo misi, ed è uno dei divani secondo me più belli di Ikea, perché è super super conveniente, non costa tanto ed è molto bello perché è grande ed è spazioso. E poi qua c'è questa cosa che si tira, questo diventa praticamente proprio un divano letto, o altrimenti lo potete lasciare dentro e appunto è un semplice divano a L. Poi invece io adesso vi dico man mano tutte le cose dove le ho comprate, perché so che me lo chiederete. Se qualcosa me lo dimentico, vuol dire che già vi ho fatto tutti i video haul, che vi ho fatto molti video sugli acquisti per la casa, quindi magari andate a vedere questi qua. Il tappeto, questo qua l'ho comprato da Maison du Monde, è un tappeto chiaro che è bellissimo, però è molto molto delicato. Poi, come potete vedere da quello che c'è sul mio divano sopra, io ho una leggerissima... Ma secondo voi non ci sono troppi cuscini? Allora, su io questo ho una leggerissima ossessione per cuscini, coperte e tappeti. Sono proprio ossessionata da queste cose. Guardate quanti cuscini che ci sono qua sopra. Un numero indefinito. Infatti Max molti li nasconde, perché qua sotto questo divano porta un vano per metterci la roba, e lui me li mette qua dentro. Invece no, ragazzi, devono stare tutti esposti. Questo divano che è color beige, e sopra io ci ho messo questa coperta. Una bella storiella su questo divano è quella che prima era marrone, l'avevamo comprato marrone da Ikea, poi non mi piaceva e Max e mio padre l'hanno svoltato, avevo affittato il furgone, l'hanno riportato da Ikea, vabbè, un macello comunque, sono dei santi, mi hanno accontentato perché lo volevo troppo quello là chiaro. E quasi sempre lo lasciamo aperto,
mettiamo un divano a letto. Comunque tutti i cuscini già ve l'ho fatti vedere nei video di acquisti per la casa, e in particolare questi due me li ha fatti mia mamma, sono troppo belli. Questo pure lo adoro troppo, questo va bene tutti quanti. Qua sopra questo qua è un tavolino che mi piace tantissimo, è super shabby, guarda com'è bello, perché c'ha tutti i dettagli un po' consumati così. E praticamente questo qua l'ho comprato da Maison du Monde, e questo tavolino assieme a quello grande, fai vedere che è uguale, praticamente lo stesso stile. Questo tavolo che è fatto così è allo stesso motivo un pochino così consumato, stile shabby, e abbiamo voluto fare questa cosa. Io e mia mamma avevo pensato di prendere praticamente lo stesso tavolino e tavolo grande per fare un motivo di continuità. Qua ci abbiamo messo questa qua che è natalizia, con un bel cesto di frutta che ci dobbiamo anche mangiare, se no marcisce, è vera, non è vita. Però di solito io ho quest'altro qua perché mi piace di più, perché è chiaro, non ho messo questo qua natalizio. Le sedie invece, queste qua le ho comprate da Ikea, e sono delle sedie super comode. Anche queste le ho cambiate. Tutto quello che vedete nella mia casa è stato cambiato praticamente, vero Max? Sì, per la sua gioia. Perché le avevo prese inizialmente scure, poi le ho prese chiare. Queste hanno una copertura, vedete sopra, che si è lavabile, cosa molto comoda. E sono molto comode. Cosa bella di queste sedie, sono comodissime, veramente. Io le ho prese, si può dire, esclusivamente per la comodità, mi piacciono tantissimo. E anche qua non è finito, perché dovremmo prendere altre due sedie. Max, dobbiamo comprare altre due sedie, perché ne dobbiamo fare giusto 6, quindi dobbiamo comprare altre due sedie. Questa qua è una damigiana che praticamente ha fatto mia madre, ha dipinto lei. E mia madre è un'appassionata di fai da te, di equipaggio, eccetera. E questa era tutta di vetro, cioè è di vetro, e lei l'ha dipinta. E poi ci ha attaccato questi fiori, ha fatto questa cosa che praticamente io l'adoro proprio, è bellissima. E tante cose, anche i quadri, questi qua, fa vedere, questi sono stati fatti da mio padre. E qua è Napoli, Napoli antica, le cornici sono tutte belle antiche, quindi mi piacciono tantissimo. Tutti i quadri che vedete sono tutti stati fatti da mio padre e mi piacciono tanto. Poi qua sotto c'è la stufa che ho coperto perché è nera, non è shabby, la volevo bianca ma non c'era, quindi l'ho coperta con la coperta. E quindi pensate che avete tutto. Ah, questo qua ragazze, questo lo dobbiamo eliminare. È un vecchio tavolino che praticamente ce l'aveva Max a casa sua, l'ha portato qua un po' per arrangiarci, ma lo dobbiamo togliere. Vogliamo mettere una bella TV anche più grande di questa a parete, al muro. Dateci un consiglio, tutto quello che voi vedete mi volete consigliare, fai così, fai così, forse ci sarebbe meglio questo. Io apprezzo tutto, accetto tutto, quindi immaginate qua una bella TV un po' più grande a parete, e questo eliminato completamente anche perché è nero, assolutamente fuori tema, tutto shabby. Da questo lato abbiamo questo tavolino di cui vado anche molto fiera, perché è un tavolino che è stato fatto interamente da mio padre, cioè era praticamente di legno normale, e lui l'ha dipinto, lui l'ha fatto shabby chic, praticamente l'ha verniciato bianco e poi l'ha grattato, lui c'ha tutta una tecnica per farlo, e l'ha fatto lui. Io lo adoro, questo ce l'avevo a casa mia vecchia e loro mi hanno concesso di prendermelo perché l'adoro troppo. Qua ci sono le bullette da pagare. E questo qua è un piatto che praticamente si è rotto, se avete visto il video degli acquisti ho già rotto praticamente questo piatto, e qua ci abbiamo messo sto fiore, adesso lo dobbiamo cucire. Abbiamo fatto un tipo, l'abbiamo riciclato, per non buttarlo abbiamo fatto uno svuota tasche per le chiavi, insomma così. Poi qua abbiamo questi due murettini che danno accesso alla nostra cucina, quindi è un ambiente unico qua, perché non ci sono comunque delle porte, guarda com'è bello, è tutto aperto. Da un lato è bella, mi piace tantissimo così, perché mi piacciono gli spazi aperti. Da un lato però fa molto freddo, quindi cosa negativa. Comunque si entra qua e c'è la mia meravigliosa cucina shabby chic, che se avete visto il vlog già conoscete un pochino, e l'adoro follemente, è la cosa della casa che ho avuto dopo più tempo. Infatti ragazzi, se vi posso dare un consiglio, se dovete prendere casa, la prima cosa vedete la cucina, perché è quella che ci vuole più tempo per farla, per consegnarvela. Infatti ho aspettato tanto tempo, e infatti ci avete visto nel vlog col fornellino. Finalmente c'è la mia meravigliosa cucina che adoro troppo ed è veramente super fantastica.
non ho pagato tantissimo, mi avevano chiesto delle cifre anche più elevate, sono riuscita a fare una cosa abbastanza accettabile, però bella come volevo io, cioè ho... Quando è tutto schizzato? Tutta la cosa schizzata mi è asciugata. No, io non so niente. Vabbè, comunque qua, il bicchiere, io non ho pulito no, tutto. No, è che io non bevo. Vabbè, comunque qua, io ho voluto prendere, ragazze, tutti i pezzi chiari, perché era il mio desiderio più grande di quando facevo la cucina, che li volevo chiari. Quindi ho preso il lavello chiaro, il fuoco chiaro e il forno chiaro con i pezzi, con i manici di ottone. Questo era il mio desiderio grandissimo, e anche se tutte le persone mi hanno detto che il chiaro si rovina, durerà poco, a me non interessa perché a me piaceva tantissimo così il rubinetto, questo qua di ottone, mi piace proprio questo stile classico, classico rustico, insomma shabby chic, questa bella maniglia, vedete, così, insomma mi piace tanto tanto tanto. Poi l'ho decorata così con tutte le cose che avete visto nel video degli acquisti per la casa che ho fatto con mia sorella, quindi ci ho messo qua sopra questo, qua ci ho messo lo zucchero di canna integrale, il caffè, fai vedere un pochino questo angolino com'è carino, super shabby, con le tazze rosa, cioè ci deve essere sempre un po' di rosa. Questo è l'unico galletto superstite che ancora non si è rotto, in specifico ancora. Questo è il microonde che mi ha regalato mio padre, ovviamente è bianco. Il forno è libato, ancora non l'abbiamo mai utilizzato, perché non lo voglio sporcare, va bene. E poi questa qua veramente è una presina, ma non dovrebbe stare qua perché io voglio appendermi, quindi mi devo comprare i gancettini. Ma qua ci ho messo il peperoncino. Ma sti cerasiella appesi, sono proprio... Io li adoro i peperoncini, comunque qua ci devo mettere le presine, quindi adesso ho messo qua, poi le appenderò, vi ho detto, è tutto in fase di evoluzione. Queste sono delle presine che mi ha fatto mia madre, sono troppo troppo belle, sono state fatte da lei con i ferri, c'è anche il cuore. E le voglio appendere tutte e tre qua, quindi nel prossimo tour aggiornato ve lo farò vedere, per il momento le ho messe qua e ovviamente ho tutti i pezzi, guardate ragazze, tutto tutto chiaro, super shabby. Questo è un tagliere che viene qua, poi si toglie, cioè è troppo bello, a me piace tanti, vabbè, sono innamorata di questa cucina perché ho preferito aspettare, l'ho fatta come volevo io. Ah, il lampadario regalo aspetta. Di papà, troppo troppo bello, me l'ha regalato mio padre, ed è un lampadario che secondo me però lo sai non si vede tanto questa luce. Ah, che peccato, non si vede perché c'è la luce, c'è troppa luce. Si vede? Adesso sì. È troppo bello perché comunque ci azzecca molto, secondo me ci va bene con questo stile. Poi qua c'è questo tavolinetto che è stato riciclato da casa mia, quindi me l'ho preso da casa mia, ce l'avevamo così, era un di più insomma, e l'ho voluto prendere, mi è piaciuto tanto, ho preso questa tavolina, ci ho messo questo, ovviamente arance e mandarini, sapete che a casa abbiamo l'albero, non qua a casa mia, quindi mio padre mi riempie di queste cose buone buone. Qua abbiamo messo questi quadrettini che, se vi ricordate di farci un video, l'avevo comprati da Ikea. Questo è stato il primo acquisto. Questo è stato il primo acquisto, è vero, che per la fatto. Casa. E infatti io e Max, quando stavo ad Ikea, prendiamo questo per buon augurio, insomma, avevamo appena preso la casa e compriamo questo, non avevamo nulla, prendevo questi tre quadrettini che compriamo da Ikea. Tutto questo non ci deve stare, è una cosa super super provvisoria, ragazze, perché l'ho messo qua perché mi serviva un po' di spazio. Adesso qua questo lo toglieremo e metteremo uno snack. Poi farò vedere, casomai farò un aggiornamento fra qualche giorno, vi farò vedere. E comunque qua c'è un fornettino di questi qua, insomma, così per tutti i giorni, che io uso molto molto il forno. E poi qua sotto anche tutto ciò non dovrebbe starci, l'acqua, le cose, vabbè, c'ho un'altra busta piena di arance e mandarini, se volete favorire tutta roba bio del nostro alberello. Ah, il tappeto l'ho comprato proprio oggi, praticamente il tappeto... No, non ci credo. Sì. Che no, è fatta apposta sta cosa. Cosa? Davvero. Senditi a fianco. Vicino tappeto, cioè il gigliere, il tappeto, il gigliere, si capisce che mi piacciono i cuoricini, guarda che uguale, si sa, si deve mi sono tappeto addosso oppure mi sono maglione andare. Comunque è troppo bello il nostro tappeto, Max, mi piace troppo troppo troppo, e secondo me è shabby ed è carino. E l'ho preso proprio oggi, insomma, mi piace, è carino. E poi, che cos'altro? Ah, il frigorifero, che questo qua è stato anche uno dei primi acquisti che ho comprato praticamente da molto molto tempo. Mi è piaciuto subito questo stile chiaro, colore chiaro, e che secondo me va bene con tutta la cucina, cioè io me la immaginavo proprio così questa cucina, quindi sono contentissima. Frigo bello pieno,
volete pure anche What's in my fridge, vi faccio il video. E quindi ragazzi, andiamo di là che vi faccio vedere il continuo. Praticamente, fui. Vieni Max, vieni, non tenere, vieni. Volevo far vedere questo meraviglioso attaccapanni, che è un regalo, non vi posso dire di chi, lo scoprirete nel video di domenica, di tutti i miei regali di Natale. E scoprirete che io adoro, adoro follemente questo attaccapanni, lo volevo tantissimo chiaro, vi dirò tutto domenica, perché non lo trovavo da nessuna parte, è sempre scuro, quindi sono contentissima di averlo avuto. Vieni qua Max, allora qua dietro c'è questa luce che va a bordo. Non ci dovrebbe stare. Non ci dovrebbe stare, la mia casa è piena di luci, telecamere, vabbè lasciamo stare. Qua si va fuori al balcone, però adesso è sera, quindi casomai poi quando vi farò il nuovo motore aggiornato vi farò vedere anche l'esterno con i balconi, vi farò vedere tutta la veduta, che qua si vede tutta la montagna, tutto verde. Mo adesso va a finire che il Max mi si gela, che già sta raffreddato, ammalato, quindi non è il tavolo. Questo è il mio meraviglioso bagno, ne ho due, uno sta sopra, però questo qua è quello più carino, è molto molto carino, dove ho messo questo specchio, altro regalo di papà, perché papà è venuto a casa mia con questo specchio in ferro battuto bianco, troppo bello shabby. Questo lampadario è lo stesso che sta in cucina, appunto me ne ha portato due, mi ha fatto questa sorpresa. E anche qua dietro c'è la lavatrice, che io non ho mai usato ancora in libata, che mi hanno regalato appunto loro, che adesso questo oggetto infernale dovremo provarlo per forza. Qua sopra invece sul lavello ho questi saponcini che mi aveva regalato una ragazza, sono dei saponi naturali. Poi qua c'ho questo qua, che se avete visto il video degli acquisti per la casa, appunto di domenica, ve l'ho fatto vedere, questo porta asciugamani, con questi asciugamani che vi ho fatto vedere nel video di Maison du Monde, tutto il completo, vedete? Adoro troppo questi asciugamani, questo tappetino con i pois. Qua poi ho sistemato dei cesti, perché, ah, non vi ho detto questa cosa ragazze, oltre all'ossessione per i cuscini, i tappeti e le coperte, ho anche una leggera ossessione per i cestini, proprio i cestini sono la mia passione più grande, infatti qua ne ho uno, qua ne ho uno, però non è di Rimini, a me piacciono questi qua di Rimini. E poi c'ho questo qua, ci ho messo alcuni prodotti, perché la maggior parte dei prodotti però ce li ho sopra. Sopra c'ho un bel mobile pieno di prodotti, che potete immaginare, ne ho tantissimi, li provo, vi faccio le recensioni. Qua ne ho proprio qualcuno, questo è quello che ho comprato a Parigi, c'ho alcuni pennelli da trucco dentro, questo bel cesto con alcune asciugamani pulite, un profumo. Questo, scusate se si vede il gabinetto, però stiamo nel bagno, vi volevo far vedere questo qua, che è un cesto della biancheria, che ho comprato al supermercato, l'ho pagato anche poco, sono contentissima. Qua c'è un'altra asciugamano che ci ho messo tutto così poi nel caldo caldo del box, così dopo si fa una doccia, vero amore? E ti asciughi con questa, guarda come è bella, guarda, asciugamano da bagno grande grande, tutto il completo, bagno schiuma. E questo è il bagno. Ma super shabby. Dite la verità, abbiamo o no un cesso shabby? Abbiamo o no? Sono un sorpretino. Vabbè, comunque, io ovviamente ho cercato di fare comunque un arredamento abbastanza easy, semplice, insomma, senza spendere tantissimi soldi. Quindi ovviamente poi spendendo di più si poteva avere di più, però mi piacciono le cose modeste. E poi qua, ecco, qua sopra si sale e si va qua dove ci sta questo bellissimo specchio. Ma fallo vedere, perché anche questo qua è un'opera di mia mamma e mio padre, che sono due artisti veramente, e loro praticamente l'hanno pitturato e l'hanno fatto questo stile un po' sempre shabby, un po' consumato, come puoi vedere. E io adoro questo specchio, perché ho pensato così prima di uscire, uno si dà uno sguardo, insomma, così, ed esce proprio prima di uscire. Qua poi si sale su, qua c'è questo bel vetro, vedete, che a me piace tantissimo di questa casa, ce n'è un altro anche sopra, un altro vetro anche sopra, che è piena di queste vetrate che ti danno di giorno molta molta luce. Però adesso direi di fermarci qui, per il semplice motivo che sopra la casa è davvero da vuota. Buttare. A parte da buttare, è vuota, cioè non c'è nulla, solo un po' la camera da letto, e poi ci sono le altre stanze che sono soltanto piene di scatoloni, quindi veramente, a parte che ho un po' vergogna, vi dico la verità, di farvi vedere sta cosa, perché comunque è un casino tremendo. E poi anche inutile, perché vi voglio far vedere quando comunque le farò queste stanze.
Quindi vi do appuntamento a fra qualche giorno, spero di sistemarmi presto, devo fare la stanza studio e la stanza mia cosmeticosa dove faccio le mie ricettine, spero di riuscirci presto, così vi faccio un altro aggiornamento, vi farò vedere anche mia camera da letto, casomai vi farò un video a parte, se volete mettete un bel pollice in su, vi faccio il room tour. E cosa dirvi ragazzi, vi mando tanti tanti baci, spero che questo video vi sia piaciuto, datemi qualsiasi suggerimento nei commenti, sapete che per me siete delle amiche, quindi accetto tutto e vi mando tanti tanti baci. Mua! Ciao! Ciao! Ciao anche da Max! Tanti baci shabby chic! Tanti baci shabby chic! Ciao! Vi mando tanti baci! Ciao ciao! Però Moro, con mano fredda che... Moro, è un poco più dall'alto così. Moro, si te lieva poi. Così. Prendilo il divano, Moro, che cano. Te si fa un doccio, Moro. La copri tutto il divano così. Bravo!